Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Ibrance Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 6 settembre 2022. Cos'è Ibrance? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ibrance durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Ibrance? Ibrance è un farmaco a base del principio attivo palbociclib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori chinasi ciclina dipendente, CDK. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Ibrance può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Ibrance 100 mg 21 compresse rivestite con film, Ibrance 125 mg 21 compresse rivestite con film, Ibrance 75 mg 21 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Pfizer Europe May Egg, concessionario Pfizer SRL, ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, classe H, principio attivo palbociclib, gruppo terapeutico antineoplastici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni Ibrance è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali HR e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2, R2, in associazione ad un inibitore dell'aromatasi, in associazione a fulvestrante in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente, vedere paragrafo 5.1. In donne in pre o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante, LHRH. Posologia: il trattamento con Ibrance deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nell'utilizzo di medicinali antineoplastici. Posologia: la dose raccomandata è di 125 mg di palbociclib una volta al giorno per 21 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di riposo, schedula 3.1, in modo da costituire un ciclo di 28 giorni. Il trattamento con Ibrance deve proseguire fino a quando il paziente ne trae beneficio clinico o fino alla comparsa di tossicità inaccettabile. Quando somministrato insieme a palbociclib, l'inibitore dell'aromatasi deve essere somministrato seguendo lo schema posologico riportato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. Il trattamento nelle donne in pre/perimenopausa con l'associazione palbociclib più un inibitore dell'aromatasi deve essere sempre associato all'assunzione di un agonista LHRH, vedere paragrafo 4.4. Quando somministrato insieme a palbociclib, la dose raccomandata di fulvestrant è di 500 mg somministrato per via intramuscolare nei giorni 1, 15, 29 e successivamente una volta al mese. Consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto di fulvestrant. Prima dell'inizio del trattamento con l'associazione palbociclib più fulvestrant e per tutta la durata della terapia, le donne in pre/perimenopausa devono essere trattate con agonisti dell'LHRH secondo la pratica clinica locale. I pazienti devono essere incoraggiati ad assumere la dose approssimativamente alla stessa ora ogni giorno. Se il paziente vomita o salta una dose, non deve assumere una dose supplementare nella stessa giornata. La dose prescritta successiva deve essere assunta alla solita ora. Aggiustamenti della dose: la modifica della dose di Ibrance è raccomandata in base alla sicurezza e alla tollerabilità individuali. La gestione di alcune reazioni avverse può richiedere interruzioni temporanee / rinvii della dose e / riduzioni della dose, oppure l'interruzione permanente, come da programmi di riduzione della dose riportati nelle tabelle 1, 2 e 3, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Tabella 1. Modifiche della dose di Ibrance raccomandate in caso di reazioni avverse a livello della dose. Dose raccomandata 125 mg / di e prima riduzione della dose 100 mg / di e seconda riduzione della dose 75 mg / di e se è necessaria un'ulteriore riduzione della dose al di sotto di 75 mg / di e, interrompere definitivamente il trattamento. È necessario monitorare i valori dell'emocromo prima dell'inizio della terapia con Ibrance e all'inizio di ciascun ciclo, nonché al giorno 15 dei primi due cicli, e quando clinicamente indicato.
nei pazienti che nel corso dei primi 6 cicli manifestano una neutropenia di grado non superiore a 1 o 2, monitorare per i cicli successivi i valori dell'emocromo prima dell'inizio del ciclo, ogni 3 mesi e quando clinicamente indicato. Per ricevere i brance, sono raccomandate conte assolute dei neutrofili, ANC, e 1,000 mm 3 e conte piastriniche e 50,000 mm 3. Tabella 2. Modifica e gestione della dose di brance, tossicità ematologiche grado CTK e modifiche delle dose grado 1 o 2 non è richiesto alcun aggiustamento della dose. Grado terza giorno 1 del ciclo. Sospendere i brance fino a che la tossicità torna al grado di 2 e ripetere l'emocromo entro 1 settimana. Quando la tossicità torna al grado di 2, iniziare il ciclo successivo alla stessa dose. Giorno 15 dei primi 2 cicli. Se al giorno 15 è di grado 3, continuare i brance alla stessa dose per completare il ciclo e ripetere l'emocromo al giorno 22. Se al giorno 22 è di grado 4, attenersi alle indicazioni sull'aggiustamento delle dose per il grado 4 riportate di seguito. Prendere in considerazione la riduzione di dose nel caso in cui il recupero da una neutropenia di grado 3 o da una neutropenia di grado 3 ricorrente al giorno 1 dei cicli successivi richieda più tempo, 1 settimana. Anche di grado 3, da 1000 a 500 mm 3, più febbre 38,5 gradi e barra o infezione in qualsiasi momento. Sospendere i brance fino a che la tossicità torna al grado di 2. Riprendere il trattamento alla dose inferiore. Grado 4, in qualsiasi momento. Sospendere i brance fino a che la tossicità torna al grado di 2. Riprendere il trattamento alla dose inferiore. Classificazione secondo CTK 4.0. ANC uguale conta assoluta dei neutrofili. CTK uguale common terminology criteria for adverse events. LLN uguale limite inferiore di normalità e la tabella si applica a tutte le reazioni avverse ematologiche tranne la linfopenia, a meno che non sia associata a eventi clinici, ad esempio infezioni opportunistiche. B. ANC. Grado 1. ANC. Tabella 3. Modifica e gestione della dose di brance, tossicità non ematologiche grado CTK e modifiche delle dose grado 1 o 2 non è richiesto alcun aggiustamento della dose. Tossicità non ematologica di grado 3, se persiste nonostante il trattamento medico di supporto, sospendere fino a quando i sintomi non si riducono a grado di 1. Grado di 2, se non considerato un rischio per la sicurezza del paziente, riprendere il trattamento alla dose inferiore. Classificazione secondo CTK 4.0. CTK uguale common terminology criteria for adverse events. Il trattamento con i brance deve essere interrotto definitivamente nei pazienti con severa malattia polmonare interstiziale, ILD, barra polmonite, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni speciali anziani, non è necessario un aggiustamento delle dose di brance in pazienti e 65 anni di età, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica, non è necessario un aggiustamento delle dose di brance nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, KILD PUC classe A e B. Per i pazienti con insufficienza epatica severa, KILD PUC classe C, la dose raccomandata di brance è 75 mg una volta al giorno secondo la schedula 3.1, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione renale, non è necessario un aggiustamento delle dose di brance nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata o severa, clearance della creatinina CRCL e 15 ml barra min. Per pazienti che richiedono emodialisi non sono disponibili dati sufficienti per fornire alcuna raccomandazione sull'aggiustamento delle dose in questa popolazione di pazienti, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di brance nei bambini e negli adolescenti di età 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione i brance è per uso orale. Le compresse possono essere assunte con o senza cibo, vedere paragrafo 5.2. Palbociclib non deve essere assunto con pompelmo o succo di pompelmo, vedere paragrafo 4.5. Le compresse di brance devono essere ingerite intere, non devono essere masticate, frantumate o divise prima di essere deglutite. Non deve essere ingerita alcuna compressa che sia rotta, danneggiata o comunque non integra. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Uso di preparati contenenti erba di San Giovanni, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego donne in pre barra perimenopausa l'ablazione ovarica la soppressione ovarica con un agonista dell'LHRH è obbligatoria quando alle donne in pre barra perimenopausa viene somministrato i brance in associazione ad un inibitore dell'aromatasi A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Palbociclib viene metabolizzato principalmente dal CYP3A e dall'enzima sulfotransferasi, SULT, SULT2A1. In vivo, palbociclib è un debole inibitore tempo-dipendente del CYP3A. Effetti di altri medicinali sulla farmacocinetica di palbociclib. Effetto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere i branch insieme ad altri farmaci come Anadir, Anafen, Antra, Aprio, Aurantin, soluzione, uso interno, carbamazepina EG, carbamazepina Zentiva, Clamodin, Claritrol, claritromicina Accord, claritromicina Alnus, claritromicina Tan, claritromicina Alter, claritromicina Doc generici, claritromicina EG, compressa rivestita, claritromicina EG Stada, claritromicina HCS, claritromicina Exal, claritromicina ICMA, claritromicina Milan Generics, claritromicina Pensa, claritromicina Sandoz, claritromicina Sandoz GmbH, granulato, claritromicina San, claritromicina San Pharma, compressa rivestita, claritromicina Teva, claritromicina Zentiva, Clarmac, Cletus, Dintoina, Dintoinale, Hermes, Esomeprazolo Almus Pharma, Esomeprazolo Milan Generics, Esomeprazolo Pensa Pharma, Esomeprazolo San, Esomeprazolo San Pharma, Esomeprazolo Tilomed, Eugastrol Reflusso, Fenitoina ICMA, Fenobarbitale Sodico Salf, Freelance, Gamibeta Complex, Gardenale, Gastress, Gastroloc, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Ibimizolo, Inipant, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Inizol, compressa gastroresistente, Itraconazolo Doc generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Ketoconazole HRA, Ketonova, Clacid, compressa rivestita, granulato, Clacid, polvere, Clacid RM, Clurenis, Comezol, Croveneg, Cruclar, Cruxagon, Lansodor, Lansoprazolo ABC, Lansoprazolo Alnus, Lansoprazolo Alter, compressa orodispersibile, Lansoprazolo Alter, compresse barra capsule gastroresistenti, Lansoprazolo Aristo, Lansoprazolo Aristo Pharma, Lansoprazolo Aurobindo, Lansoprazolo Doc, Lansoprazolo EG, Lansoprazolo Egistada, compressa, Lansoprazolo Egistada, compressa orodispersibile, Lansoprazolo FG, Lansoprazolo GIT, Lansoprazolo Exal, Lansoprazolo Crca, Lansoprazolo Milan Generics Italia, Lansoprazolo Milan Generics, Lansoprazolo Pensa, Lansoprazolo Sandoz BV, Lansoprazolo San, Lansoprazolo Technigen, capsula gastroresistente, Lansoprazolo Technigen, compressa orodispersibile, Lansoprazolo Teva Italia, Lansoprazolo Union Health, Lansoprazolo Zentiva, Lansox, capsula gastroresistente, Lansox, compressa orodispersibile, Levogenix, Limnos, Limpidex, capsula, Limpidex, compressa orodispersibile, Lopinavir Ritonavir Milan, Losec, Lucen, polvere, luminale, compressa, luminale, soluzione, uso interno, Malox Reflusso, Macladin, compressa rivestita, Macladin, compressa rivestita, granulato, Macladin, polvere, Maricrio, Mepral, Misoline, Nansen, Nervaxon, Nexium, polvere, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Nolpaza, compressa gastroresistente, Norvir, compressa rivestita, Norvir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, Omeprazin, Omeprazolo ABC, Omeprazolo Alnus, Omeprazolo Almus Pharma, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Aristo, Omeprazolo Aurobindo Pharma Italia, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Egistada, Omeprazolo FG, Omeprazolo GIT, Omeprazolo Exala barra S, Omeprazolo Milan Generics, Omeprazolo Milan Pharma, Omeprazolo Picare, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Pharmacare, Omeprazolo Sandoz GmbH, Omeprazolo San, Omeprazolo Technigen, Omeprazolo Teva Italia, Omeprazolo Zentiva Italia, Omolin, Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantecta, compressa gastroresistente, Pantofir, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantopan, compressa gastroresistente, Pantopani, compressa rivestita, Pantoprazolo ABC, compressa gastroresistente, Pantoprazolo ABC, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Accord Healthcare, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Accord Healthcare.
compressa gastroresistente, pantoprazolo Almus, compressa gastroresistente, pantoprazolo Alter, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Alter, compressa gastroresistente, pantoprazolo Aristo, compressa gastroresistente, pantoprazolo Aristo, compressa gastroresistente, pantoprazolo Aristo Pharma, compressa gastroresistente, pantoprazolo Aurobindo, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Aurobindo Pharma Italia, pantoprazolo DOC, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo EG, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo GIT, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo GIT, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo CRCA, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Milan, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Pensa, compressa gastroresistente, pantoprazolo Sandoz, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Sun Pharmaceutical Industries Limited, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, pantoprazolo Sun Pharma, pantoprazolo Technigen Italia, compressa gastroresistente, pantoprazolo Teva Generics, pantoprazolo Teva Italia, compressa gastroresistente, pantoprazolo Zentiva Italia, pantoprazolo Zentiva, Pantorc, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantorc, polvere, Pantorex, compressa gastroresistente, Paxlovid, Peptazol, compressa gastroresistente, compressa rivestita, compresse barra capsule gastroresistenti, Peptazol, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Peptirex, Pergastid, posaconazolo Agl, posaconazolo EG, posaconazolo EG Stada, posaconazolo Fresenius Kabi, posaconazolo Milan Pharma, posaconazolo Milan, posaconazolo Sandoz, posaconazolo Teva, posaconazolo Zentiva, Prinzol, compressa gastroresistente, Protec, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Sedipanto, Soriclar, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Tanzolan, Tecnozol, compressa gastroresistente, Tegretol, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Ulcazol, Viclam, compressa rivestita, Viclam, compressa rivestita, Granulato, Viclam, Granulato, Viclam, Polvere, Vend, compressa rivestita, compressa rivestite, Vend, polvere, boriconazolo Accord, boriconazolo Aristo, boriconazolo Aurobindo, boriconazolo Diarredis, boriconazolo Ibiscus, boriconazolo Milan, boriconazolo Sandoz GmbH, boriconazolo Sandoz, boriconazolo Teva, Zolantrac, Zolemer Reflusso, Zolium, compressa gastroresistente, Zolonib, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Zoton, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere i branche durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere i branche durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile barra contraccezione negli uomini e nelle donne. Le donne in età fertile che assumono questo medicinale o i loro partner di sesso maschile devono usare metodi contraccettivi adeguati. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I branche ha una minima influenza sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, palbociclib può causare stanchezza e i pazienti devono prestare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza complessivo di branche si basa sui dati raccolti da 872 pazienti che hanno ricevuto palbociclib in associazione a terapia endocrina, N uguale 527, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio di palbociclib, possono verificarsi tossicità gastrointestinale, ad esempio, nausea, vomito, ed ematologica, ad esempio, neutropenia, e deve essere fornita una terapia di supporto generale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori delle protee chinasi, codice ATC, L01F01. Meccanismo d'azione. Palbociclib è un inibitore reversibile, altamente selettivo, delle chinasi ciclina dipendenti, CDK, 4 e 6. Le cicline D1, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di palbociclib è stata caratterizzata in pazienti con tumori solidi tra cui carcinoma della mammella avanzato e involontari sani.
Assorbimento LACMAX di palbociclib è generalmente osservata, dati preclinici di sicurezza, gli effetti principali a carico degli organi bersaglio a seguito di somministrazione singola e barra ripetuta hanno incluso effetti emolinfopoietici ed effetti sull'organo riproduttivo maschile in ratti e cani ed effetti, elenco degli eccipienti nucleo della compressa cellulosa microcristallina di ossido di silicio colloidale crospovidone magnesio stearato acido succinico rivestimento con film ipromellosa e 464 di ossido di titanio e 171 triacetina indigotina lacca di alluminio e 132 ferro fonte foglietto illustrativo AIFA Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.